Sheikh Rashid è da tempo volontario dell'ARCI e della comunità marocchina, ci racconta un po' quella che è la vigilia di questo importante momento vissuto dal Marocco, dalla squadra, ma anche da tutta la comunità in questi giorni, che ha festeggiato ma anche pulito la città. E si è verificato come un rapporto nuovo, comunque si è visto un rapporto tra la città, il paese, l'Italia e il Marocco che non ci si aspettava poi forse in fondo. Sì, effettivamente non ci si aspettava da chi magari non conosceva molto bene la comunità. E devo dire che hanno partecipato anche altre date nazionalità ai festeggiamenti, perché è un grande momento, è la prima volta che una squadra africana arriva al semifinale. La comunità marocchina è tra i primi presenti sul territorio genovese, quindi sono più di 40 anni fa, ben radicata, molti di quei giovani che sono auto-organizzati hanno partecipato alla festa, moltissimi sono nati e cresciuti qua in Italia. C'erano bambini, famiglie, un bel clima e una bella festa per tutta la città. Ecco, in questo momento cosa si vive nella comunità, come si aspetta questa vigilia? Intanto il momento è abbastanza, diciamo, teso, nel senso che l'obiettivo o il sogno è quello che la squadra marocchina vinca contro la Francia e arriva per la prima volta a rappresentare il continente africano in uno sport molto diffuso che è il calcio. Sarà la prima volta, quindi la comunità marocchina è molto è impegnata a seguire da vicino i mondiali se vinceremo ci sarà una grande festa di nuovo in tutte le città italiane, ma non solo, anche in altri paesi, dove si è dimostrato comunque un rapporto di civiltà e di convivenza. Rispetto all'Italia, insomma, ci sono stati grandi segni di affetto, comunque di vicinanza rispetto all'Italia quando c'erano i festeggiamenti, insomma al microfono si diceva vieni al Marocco, ci dispiace che l'Italia non sia ai mondiali, oppure comunque io sono in Italia e amo questo paese, insomma c'è questa ambivalenza che forse è quello che dicevi tu prima, legata a questi giovani che sono nati qui in questo paese. Sì, ci sono moltissimi giovani che oltre a giocare moltissimi giovani che sono nati e cresciuti qua in Italia, che amano l'Italia, amano anche la squadra italiana, tifano per la squadra italiana. In questo momento c'è il Marocco che gioca ai mondiali, è giusto che sia poi un sostegno, l'abbiamo visto anche da molti italiani, sostegno alla squadra marocchina. Devo dire, se sarebbe arrivata a giocare l'Italia e il Marocco insieme, sarebbe stato un po' difficile scegliere, fare il tifo, perché sono giovani, anche chi non ha nato qua in Italia, sono italiane e nello stesso momento hanno origine e culture diverse che hanno arricchito anche la cultura genovese italiana. Ecco, non è la stessa cosa con la Francia, cioè tra Italia e Francia, rapporto tra comunità marocchina in Italia e invece rispetto alla Francia, cosa cambia? Cioè, quello che cambia probabilmente è il fatto che comunque il rapporto storico con l'Italia è diverso rispetto al rapporto con la Francia, ma anche con la Spagna e il Portogallo, anche se il colonialismo francese è recente rispetto alle altre, quindi c'è un rapporto di riscatto, se possiamo chiamarlo così. Poi infine passano le partite, passano il mondiale, poi si ritorna alla normalità dei rapporti di amicizia, di convenzione.